Un caffè. Buongiorno. Buongiorno a tutti, sono tornato a fare una bella escursione sul Gran Sasso con Alexander e Mikhail. Buongiorno. Ormai sta diventando buongiorno. Un'abitudine. Oggi faremo una bellissima escursione con partenza dal rifugio Racollo. Partenza dal Racollo per i prati di Bove, poi ci sarà la grangia di Santa Maria del Monte, poi saliremo su Cima Faiete e faremo tutta la dorsale fino ad arrivare ai laghetti sottostanti e torneremo indietro per praterie, insomma. Sono sicuro che sarà una bellissima escursione. Guardate che spazio aperto, fantastico. Quindi questi sono i prati sono del Bove. Sono i prati del Bove. E quindi quella struttura lì, quella è la, in fondo? È la grangia di Santa Maria del Monte, dove siamo diretti. Oggi ho la fortuna di stare insieme a delle persone molto preparate. Esempio. Quello? Quello è il Monte Archetto. Di fronte abbiamo il Monte Mesola. Quella parte più in alto dove si spunta la roccia è in cima di Costa Cerasa. Siamo arrivati? Qui siamo alla grangia di Santa Maria del Monte. Si hanno le prime tracce alla fine del 1200 della presenza di questa grangia fino al 1600 circa. È stata attiva e nel 97 è stata recuperata. Sono stati fatti degli scavi di recupero. Adesso si sale sul Monte Faiete. Altitudine, Alex? 1915. Guardate quest'osso, indica chiaramente la presenza dei lupi. Ho assolutamente bisogno di rimettermi in forma. La bicicletta è una cosa, camminare ne è un'altra. Ed io adesso devo tornare a camminare. Nei prossimi giorni vi spiegherò il motivo. A nessuno piacerebbe trovare questa cosa qua sopra. Questo lo portiamo con noi e lo buttiamo giù al riciclo. Ottimo, Mikhail. Stupendo, si è aperta la vista alla nostra destra sul Monte Prena e il Camicia. Questa è la Fornaga ed è lo scarico detritico praticamente del Monte Prena, parte del Prena e di tutta l'area sopra che è il sentiero del centenario. Quindi Brancastello, Vado di Pieverano, Torri di Casanova, il Prena fino ad arrivare al Camicia e poi riscendere a Fonte Vetica. Adesso proseguiremo lungo questa sella e saliremo di qui sul Faiete. Questa è Cima di Costa Ceraso, 1965. Ah, prima mi stavo sbagliando, ho detto che dovevamo proseguire qua per questa selletta, invece no, abbiamo tagliato direttamente dritto per dritto, diciamo.
Un caffettino ora ci vuole, vero? Preparato da Alex. Grandi. Yes. Uno. Bravo Alex, un po' di potassio. Quindi quello è un hotel abbandonato, giusto? Sì, è costruito in maniera abusiva negli anni 60 e bloccato. Dovrebbe essere demolito. È da tanti anni che se ne parla, però è ancora lì. Percorso molto interessante in mezzo a queste lunghe praterie, uno spettacolo, si potrebbe girare tranquillamente un film western. A dire il vero è stato già girato, un grande capolavoro del cinema spaghetti western all'italiana, che lo chiamavano Trinità, con Bud Spencer e Terence Hill, non proprio qui, però in queste vallate. Siamo arrivati a una passata, facciamo una bella pausa pranzo, un paninetto e si prosegue. Abbiamo trovato questa capanna, vediamo se c'è qualche posto all'ombra. Quindi siamo partiti dal rifugio Racollo, siamo saliti tutto lungo questa dorsale, siamo riscesi, ora stiamo facendo un attimo di pausa qui, poi proseguiremo lungo tutta questa vallata fino a chiudere il cerchio. Adesso vi faccio vedere dove ci troviamo, guardate. No. Il pastore è l'unica persona che abbiamo visto in tutta la giornata. Molti snobbano questo percorso, invece secondo me è stupendo.
tutti si concentrano sulle creste, sulle alte quote, ma invece secondo me non è secondo a nessuno sto posto. Anche perché è vario. Sì. Mamma mia. Oh. Paesaggio che non annoia mai, molto vario. L'anello è chiuso. Senza parole. Una deviazione al rifugio Racollo perché è il momento di una birretta e poi via. Una grande? Due. E tre bicchieri. E tre bicchieri. Bene amici, anche questo giro è finito. Alla salute e alla prossima. Ciao. Alla prossima.